Ciao, sono Tommaso Baroldi, frequento la classe seconda LSU del Liceo Scienze Umane e oggi sono qua con mio nonno Pagani Giambattista. Ti possiamo chiedere di raccontarci com'è cambiato il rapporto tra genitori e figli e quindi tra nonni e nipoti oggi rispetto a quello che avevi tu con i tuoi genitori e con i tuoi nonni? È cambiato come il giorno e la notte. Mi sto emozionando. Con Tommaso, in modo particolare, anche se ho altri quattro nipoti, abbiamo un rapporto no di amicizia, perché il nonno è il nonno e Tommaso è Tommaso. Nel senso che quando io avevo l'età di Tommaso, con i miei genitori, i rapporti non erano come oggi. Bisognava, anche se era un no, bisognava dire di sì, se dentro sentivi la rabbia di dire no, bisognava dire sì, perché una volta era così, purtroppo. Oggi invece c'è molta più collaborazione, se si può dire, in senso positivo, almeno. Gli altri, i miei nipoti, li conosco, li vedo poco, abitano a Brescia. E invece questo lo vedo giorno e notte. C'è proprio una cosa che non potresti fare senza il nonno? Beh, allora di sicuro una cosa che faccio quando c'è il nonno è magari quando vediamo una partita di calcio, dato che siamo tutti e due appassionati di calcio tanto, gli chiedo, non lo so, se vuole venire a vederla con me. O se no, è capitato anche una volta che siamo andati a vederla allo stadio e questo rapporto, diciamo, di questo sport che è importante per noi due non ce l'ho con nessun altro, perciò questa cosa che riguarda il calcio è molto importante per me. C'è qualcosa che ti spaventa per il futuro di tuo nipote? Che oggi c'è troppa libertà e per i giovani di oggi è molto difficile. È difficile perché tutto è dovuto, tutto è facile, tutto scontato, invece la vita purtroppo è dura e bisogna sapersi conquistare e cercare di ottenere il massimo senza dover danneggiare e comportandosi sempre come ti dice il nonno. Qual è l'insegnamento più importante che hai ricevuto per ora da tuo nonno? Allora, di sicuro una cosa che mi dice, che me la ripete fino allo sfinimento, è di non dare mai nulla per scontato, perché quello che oggi è scontato per me, magari quando sarò più grande non lo sarà più, perciò devo sempre vivere le cose in modo apprezzabile. Quante volte il nonno inizia una frase con ai miei tempi? Allora, come dicevo, la dice spesso magari quando siamo a cena o siamo assieme e magari non è lui che inizia, sono proprio io che gli chiedo cosa facevi al tuo tempo, quali erano i tuoi sport e i tuoi hobby. Dai un voto a tuo nonno rispetto a quanto è tecnologico, sportivo, creativo e socievole. Allora, per quanto riguarda la tecnologia, a mio nonno io gli darei una bella sufficienza, perché comunque è in grado di usare il cellulare e sei anche un po' autonomo, però ogni tanto mi chiedi giustamente come si fanno certe cose, però non è nemmeno così tanto imbranato, diciamo. Invece, sportivo, una cosa che mi piace veramente di mio nonno è che a lui lo sport, sia dal golf sia dal calcio, gli piace molto. E quindi ti do un bel 10 lode, perché comunque sei molto sportivo. Infatti anche la mattina, ogni mattina, va a camminare e questo lo rende sempre felice. È bello grintoso. Invece creativo, allora, per quanto riguarda la creatività, anche lì ti darei un bel 8, perché comunque magari le tue idee sono sempre positive e magari sono delle idee che dopo mi spingono a fare una determinata cosa. Invece socievole, vabbè, non sto nemmeno qua a dirtelo, che penso che sia una delle persone più socievoli di questa terra,
perciò ti do un bel 10 lode. E tu invece che voto daresti a tuo nipote? La tecnologia non sto neanche a discutere, 10 più, 10 lode, no, più una volta dicevano, 10 lode per tutto quello che sai fare. Quando io sono, c'è qualcosa che non riesco a fare, vado, chiedo il suo aiuto e lui me lo fa. Lo sportivo, anche se non pratica nessun sport, perché dedica più la sua vita alla scuola che allo sport, però tutto sommato ci troviamo in linea con diverse idee e il modo di fare, e io predico sempre il rispetto nella vita e nello sport. Quanto mi daresti? 10 più, non lode. Creativo, sì, è abbastanza, molto creativo, perché a volte si inventa insieme cose che il nonno dice: cosa stai facendo adesso? E invece a lui piace inventare, creare, dire tante cose che a volte al nonno gli basta adesso, perché io sono vecchio e tu sei giovane, devi stare che devi piantarlo. Quanto mi daresti? 10 più, mai a me. Socievole, molto, molto socievole, perché vedo che tutti i ragazzi che conosci si affezionano a te, ti vogliono bene, li rispetti e ti fai rispettare. Questa è una cosa importante. 10 più. Adesso chiudiamo con un piccolo quiz. Sapresti dirci che cos'è una topolino? Allora, presumo che sia una vecchia macchina, perché l'ho già sentita, penso che sia una delle vecchie macchine che magari poteva guidare mio nonno all'epoca, però non saprei definire cosa significa. Vuoi dirci tu il vero significato della parola? A topolino era una delle macchine della Fiat degli anni 50, cioè appena dopo la guerra, alla fine dell'ultima guerra, e dopo la topolino è arrivata la 500 che il nonno ha avuto. Ecco, l'hanno chiamata topolino proprio perché era piccola, ci stava solo una famiglia piccola, era cabrio, si scopriva, è una delle prime macchine del dopoguerra. Ecco. Puoi dirci che cos'è Biril? Per me è arabo, mai sentito. Sono cose... Beh, allora Birial è un'applicazione che usiamo noi giovani, nonno, che praticamente sul tuo cellulare ti scarichi quest'app e ogni tot quest'app ti avvisa che c'è il Birial, e quindi te devi fare una foto in tempo reale di dove ti trovi, perciò devi condividere in quel momento dove ti trovi, cosa stai facendo. È un modo per vedere più o meno cosa fa la gente e basta. Mai sentito, sono fuori dal mondo. Che col tono uno va? Ecco.